Buongiorno a tutti. Questa volta ho voluto provare a riprodurre la forma di un libro che ha un filo che lo attraversa e che diventa parte della storia. Anzitutto ho preso dei cartoncini di 40 cm per 20 e per tutti ho segnato bene la metà del lato lungo per facilitare la piegatura. Ne ho preparati un po', giusto per fare un libretto. Sulla linea della piegatura ho poi fatto 4 buchi, 2 in alto e 2 in basso. Al centro esatto di ogni pagina ho fatto un buchino di mezzo centimetro, proprio come nel libro originale. Con ago e filo di cotone ho attraversato i buchi prima sopra e poi sotto, facendo infine un nodino proprio nell'ultima pagina, solo perché non si vedesse all'esterno. Dopo aver fatto i disegni che mi ero prefissata, ho preso un laccio di scarpe rosso e con esso ho attraversato tutto il libro, grazie al buchino fatto al centro di ogni pagina. Per fissare il laccio, ho aperto bene il libro e poi sulla copertina ho fatto due nodi in prossimità dei buchi, in questo modo. Dopodiché ho tagliato via il filo di troppo. Facendo questo lavoro mi sono venuti in mente dei libri che giocano sulla parte alta e bassa della pagina, così ho provato ad immaginare come sarebbero venuti con un filo rosso in mezzo. Possiamo anche noi raccontare una storia o proporre dei giochi visivi utilizzando questo filo rosso centrale. Il limite non è certo dato dal filo o dalla pagina, ma dalla nostra immaginazione. Buon divertimento!